Fa Magari, oggi pedaliamo in compagnia dei formaggini, perché pedalare in compagnia è sempre una buona cosa. Pedalare in gruppo è una situazione di allerta. Vediamo insieme alcune attenzioni da mettere in campo quando si pedala in mezzo ai ciclisti per evitare il mucchio. La prima grossa distinzione che va fatta tra i gruppi di ciclisti è tra coloro che hanno un passato da agonista e coloro che invece non ce l'hanno, specie se il passato da agonista l'hanno avuto in età giovanile. Perché dico in età giovanile? Perché in gioventù è molto più facile acquisire quelle che sono le tecniche per rimanere in mezzo agli altri senza doverci pensare, ma in automatico. Prima regola: a seconda di dove siete all'interno del gruppo avete delle responsabilità. Se siete in testa avete la responsabilità di condurre chi vi segue fuori dai pericoli, quindi indicare i pericoli che si possono trovare sulla strada e soprattutto permettere a tutti di poter svolgere le azioni che decidete di fare. Si passa ad uno stop, devono passare tutti, si passa ad un rondò, devono passare tutti, se no ci si ferma. Chi è davanti ha questa responsabilità che è importantissima. Siete invece nella pancia del gruppo? In quel caso dovete fare attenzione a non fare il mucchio, perché in mezzo hai persone che sono davanti a te, hai persone che sono dietro di te, quindi muoversi in quella condizione è veramente qualcosa di delicato, di molto delicato. Se invece sei in coda, hai più libertà di movimento, ti puoi alzare, fare e disfare, però hai anche quella responsabilità di avvisare chi hai davanti di alcuni pericoli che possono arrivare da dietro, tipo se arrivano delle macchine, consigliare a quelli davanti di mettersi in fila, che è sempre una condizione comunque che facilita tutti la fila indiana. Ma è difficile la fila indiana, è difficile. Al di là delle battute però, quando si è in gruppo, anche mantenere la fila non è cosa semplice. Tenete presente che con più il gruppo è lungo e con più verranno amplificati quelli che sono i movimenti del gruppo. Quindi per chi pedala nelle retrovie ci sarà da fare molta più attenzione, soprattutto all'effetto elastico, quello che avviene nel gruppo che fa pancia, si chiude, pancia, si chiude. Ovviamente chi non è mai andato in bicicletta non può nemmeno capire di cosa sto parlando, ma voi che pedalate capite benissimo quale sia la situazione che si viene a creare quando si è in tanti in un gruppo. Vabbè, non c'entra nulla con il video di oggi, però oggi compie gli anni Michele, quindi siamo fermi a farci una bella rifocillata al barettino. Ci sta. Auguri! Quando si pedala in mezzo al gruppo, il primo obiettivo da perseguire è quello di trovare il proprio spazio all'interno proprio della pancia del gruppo. Soprattutto è importante calcolare lo spazio che c'è da chi ti precede, che è quello che poi sancirà il grado di sicurezza che ti puoi permettere di avere. Io che ho fatto chilometri e chilometri viaggiando a 50 km orari lì ballando sulla ruota di chi mi precedeva, devo dire che ho una sensibilità ovviamente superiore di chi invece non ha mai fatto questo tipo di preparazione. Tra l'altro noi usavamo biciclette più corte con una ruota anteriore da 24 proprio per essere più attaccati a chi ci precedeva. Ecco che io ho bisogno di meno spazio per poter rimanere lì a ruota. Per esempio, amo pedalare nelle prime posizioni del gruppo, 3-4 posizioni al massimo. Dietro mi sento sempre un po' in difficoltà, insomma, mi sento sempre più esposto al pericolo. Dai, facciamo una rapida carrellata di quelli che sono i pericoli a cui prestare attenzione quando si è nel gruppo. Pericolo numero 1, stop e rotonde. Quelle già sono un pericolo di loro. Quando si è in gruppo, come vi dicevo prima, si aumenta quello che è il rischio e quindi quando siete davanti nel gruppo, che conducete il gruppo, fate attenzione a fare in modo che tutti possano fare quello che state facendo voi, cioè l'azione che avete intrapreso, che possa essere realizzata da tutti, non da passare ad un semaforo che sta diventando rosso, metà passano, metà no, mettendo quelli dietro a rischio di non riuscire a concludere l'azione e di trovarsi in mezzo alla strada. Segnalare sempre. Segnalare i pericoli della strada, ovviamente. Quando siete davanti, indicate sempre auto che si fermano, pedoni, buche,
fate in modo che quelli dietro possano capire che c'è un pericolo e prestare la loro attenzione. Se non è possibile farlo con le mani, usate la bocca, che va sempre bene. Si grida. Poi altra situazione di pericolo è quando viene chiamata una fermata. C'è da fermarsi, qualcuno ha bucato, è successo qualcosa, fermatevi, fermatevi. E chi è davanti solitamente smette di pedalare di colpo, rischiando di fare il mucchio. Altra situazione di pericolo: quando viene chiamata una sosta, rallentate pian pianino e alla prima occasione vi fermate sulla destra. Quando siete in gruppo, le mani sul manubrio vanno tenute assolutamente attaccate ai freni. Evitare la posizione in mezzo da scalatore, diciamo così, che è pericolosissima, perché in caso di frenata brusca siete con le mani sopra, non ce la fate ed è salto sicuro. Quindi mani o sulle leve, o meglio ancora sotto alla piega, in maniera tale che avete bene in mano i freni e avete soprattutto bene il controllo della bicicletta e dei movimenti di spostamento. Altro pericolo, la mezza ruota. Quella è pericolosissima, lo sapete, se vi state a mezza ruota di chi vi precede, un piccolo scarto vi tocca la ruota davanti e finite in terra. Piuttosto che rimanere a mezza ruota verso l'esterno, sfilate a mezza ruota sull'interno. Se per caso c'è una frenata brusca, non frenate mai di colpo in mezzo al gruppo, sfilate appena appena sempre verso l'interno, perché verso l'interno lo spazio di scarto è minore che non all'esterno, ovviamente, perché all'interno poi finisce la carreggiata e lo spazio è quello. Mentre all'esterno potrebbe capitare che quello davanti a voi pensa di girare, pensa di girarsi, pensa di voltarsi, pensa di alzarsi sui pedali, altra situazione di pericolo nel gruppo. Quando ci si alza sui pedali, si spinge sulla gamba d'appoggio e ci si alza dando un piccolo colpettino in avanti. Oh, ve ne racconto una. Olimpiadi, giorno precedente alla gara, eravamo preparatissimi, un po' anche tesi. Ho fatto un'alzata in mezzo al gruppo mentre stavamo scaldando un po' la gamba. Il mio carissimo amico Flavio Vanzella, che era dietro di me nel quartetto, ha alzato un'invocazione al Signore, mi sembra, corredata da una serie di orpelli che ne facevano un qualcosa che a distanza di 30 anni io ancora bene ricordo. Soprattutto ricordai il giorno dopo, durante la cronometro, evitare di alzarmi in piedi di colpo per evitare che quello dietro di me mi toccasse la ruota e finisse per terra. Ah, Flavio, che amicone Flavio. Altro pericolo da evitare è quello di voltarsi mentre si è in mezzo al gruppo. Non ci si volta dietro, si guarda sempre davanti. Se vi dovete voltare, dovete avere esperienza per farlo, dovete soprattutto avere spazio per farlo, perché quando vi voltate comunque una piccola sbandatina verso il lato dove vi voltate c'è, e quindi questo crea pericolo in chi vi segue. Nella pancia del gruppo non ci si volta indietro, non si usa il telefono, che quello non andrebbe usato mai, ma comunque sia nella pancia del gruppo pericolosissimo mai farlo. E anche mangiare e bere meglio farlo quando siete in coda. Vi alzate, scartate un filo, vi spostate un po' a destra, un po' a sinistra. Lì è una condizione dove potete, in coda, dove potete farlo in sicurezza per voi e per gli altri. Dai, fate una bella carrellata di quelle che sono le attenzioni da porre quando si viaggia insieme in gruppo. E se voi avete ancora qualche consiglio, lasciatelo sotto nei commenti, in maniera tale che tutti quanti possiamo goderne e possiamo applicarli quando usciamo in compagnia dei nostri amici. Io e la Shure vi invitiamo a lasciare un like se il video vi è piaciuto e soprattutto ad iscrivervi al nostro canale, perché è cosa buona e giusta. Noi, come sempre, ci vediamo sulla strada, cioè noi, inteso io e te, ci vediamo con la strada, sulla strada insieme a loro, cioè io e te ci vediamo sulla strada insieme a loro, non io e te, cioè noi, nel senso, ecco.